No, ma qui sono proprio scappati. È impressionante. È tutto molto strano, capito? Benvenuto in questo nuovo video, Andrea Maurizio Gilardoni. Oggi ti porterò alla scoperta di questo albergo, qua vicino, non vicino, qua in centro a Milano, vicino alla stazione centrale, che sembra un posto molto particolare, perché i ragazzi hanno già fatto un mezzo sopralluogo e mi hanno detto che hanno trovato cose. Quasi inquietante, quasi a livello Shining. E la cosa interessante di questo albergo, che adesso vedrai, è che ovviamente se mi segui, ti iscrivi al canale, vedrai poi tutta la sua, lo suo sviluppo, la sua realizzazione poi in appartamenti residenziali, è che probabilmente adesso che lo vedi non daresti un euro per questo albergo. Poi ti dirò esattamente quanto abbiamo pagato, più o meno quanto costeranno i lavori e quanto si ricaverà da questo albergo. Ma appunto non daresti neanche un euro su questo albergo, ma in realtà poi alla fine verranno degli appartamenti residenziali dal valore vicinissimo agli 8.000 euro al metro quadro. Quindi appartamenti di lusso, ma partendo da un contesto davvero molto precario. Quindi, anzi, ti mando a fare un giro, andiamo a fare un giro di questo albergo per vedere un po' che cosa succede e commentiamolo un po' insieme. Stiamo andando in esplorazione, abbiamo trovato un sacchetto con dentro cose che non per fortuna che non c'è ancora l'odore in video, perché ti assicuro avresti sicuramente spento questo video. E stiamo andando a fare l'esplorazione, mamma mia, stiamo andando a fare l'esplorazione di questo hotel, come ti stavo dicendo, e mi dicevano i ragazzi che è in una condizione impressionante, quindi sono veramente curioso, andiamo a fare a vedere. Qua c'era un bagnetto e qua c'è una corte comune, vero? Sì. C'è una corte comune che praticamente è l'immondezzaio e il porta biciclette. Quindi si sale a piedi? C'è l'ascensore. Che è l'unica scala questa che porta sopra. Sì. Quindi l'unica scala è questa. Ah, eccolo qua. Questo qua è l'ascensore. Vedi, io è la prima volta che, come te, è la prima volta che lo vedo. E tu magari mi dici, ma come puoi comprare un albergo senza averlo visto? Perché in realtà abbiamo comprato, a parte che è venuto, sono venuti i ragazzi a fare sopralluoghi, mi hanno fatto vedere i progetti e lo sviluppo che si può ottenere da questo albergo, quindi che ci interessa è l'area, è un po' come comprare un terreno, non mi interessa quello che c'è sopra. Ovviamente visto che ci sono i permessi di costruire e i permessi di fare il cambio di destinazione d'uso, che è la cosa che non interessa. Qui abbiamo già la tromba dell'ascensore, in mezzo alla tromba delle scale. E la cosa interessante è che i primi piani di questa palazzina sono già residenziali, gli ultimi invece erano rimasti dell'hotel, che in questo caso quindi tutta la struttura diventerà completamente residenziale e acquisirà un valore aggiunto anche per le persone che vivono sotto all'ex albergo.
E la cosa interessante è che verrà ristrutturato tutto, l'interno, l'esterno, le facciate, anche grazie a tutti i bonus che ci sono statali. Ma adesso andiamo a vedere l'hotel. Lì c'è la porta che ha fatto chiudere, ho fatto cambiare il cilindretto e la apro. Però dopo se ne stiamo su qua dentro. Perché? Perché poi entrerà qualcuno. Che non ce ne accorgiamo, sì, capito? Cioè, ah, abbiamo proprio questo livello di pericolo. Cioè il pericolo qua è che se tu lasci aperta una porta rischi che qualcuno occupa la stanza e poi dopo te lo ritrovi dentro, magari lo chiudi dentro con tutti questi catenacci e non riesci neanche più a uscire. Ecco. Perché devi sapere che Jill, l'hai già raccontato Jill? Cosa? Adesso te lo raccontiamo. Cioè, non era libero da cose e persone. Le cose non è che le hanno liberate. Da persone? No, ma sì, sono proprio scappati. È impressionante. Sai quei posti abbandonati dove sembra proprio che sono scappate le persone? No, è incredibile. Non vedo l'ora di trasformarlo. Stavi dicendo, Jill? Che quando siamo venuti per liberarlo, diciamo che ci siamo trovati una bella sorpresa, nel senso che abbiamo fatto... Ho chiesto se fosse stato libero da persone, soprattutto. E in realtà mi ha detto di sì. Poi quando è arrivato il proprietario che ci ha consegnato tutte le chiavi, eccetera, sono venuto su a fare un giro e abbiamo aperto una porta e c'era dentro una persona. Quindi per fortuna ci siamo accorti. Perché ma come può una persona essere in un albergo? Perché lo prestavano ai clandestini, agli stranieri? Lo prestavano agli stranieri. Credo, o adesso non so se... Certo, con okay. Destino o meno. Sì, 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 sì. Sono persone... Diciamo che questo piano, come mi ha detto l'ex proprietario, era adibito alle persone del comune, che venivano qui le persone del comune. Ah. Mentre invece sopra, più saliamo, e più c'erano persone, insomma, disagiate, poverine. Ok. Chissà come hanno vissuto. Ma guardiamo un po'. Ma qui vivevano, cacchio, era... tipo i clochard, cioè lo stato prima di vivere in strada, dai. Questo è lo stato prima di non ho più niente, vive in strada. Albert! Ah, allora veniamo a prenderti. Porta i guanti, il cappello. Sì, Hotel Virgilio. Sì, è fatto il letto. Vorrei trovare un cadavere poi. 8.000 al metro? Ah, anche sotto? Sì, sì. Vai dai 7.000 agli 8.500. Okay, 1.200 metri sono 8 milioni e 4. Fatturato. Raccolti 4 milioni. Quanto ne spendere tramite la posta? 1.500.000? 1.100.000 è preventivo, calcolo con gli imprevisti 1.200.000. Ma sto iniziando a capire i numeri. 1.000 euro al metro, eh. 1.200.000. Bello qua così. Cantierizzare a Milano non è assolutamente facile. No. Ci vogliono delle aziende che sappiano bene quello che fanno, ma abbiamo delle aziende che sono anche partner quando corro, insomma. Dai, andiamo a vedere. Sono quegli adesivi che ti strappo ogni volta che ti passo. Vedete qui cosa fa? Tiri giù tutti i muri, fai... Fa tutto, tiri via tutto,
E probabilmente si rinforzeranno anche le sorelle qua. Ma anche se sono... cioè come funziona? Quando sono muri così li puoi tirare giù? Allora, l'architetto, l'ingegnere, perdonami, a parte che capisci qual è questo qua, sì. Questo è cartongesso? Sì, no, non è cartongesso, ma sono muri che non sono portati. Ok, cioè i muri che sono... Senti. Qua dentro probabilmente c'è una colonna. Qui, esatto, qui è portante, qui no. Esatto, quindi fai adesso lo strip out. Butti fuori tutto, sbutti giù tutti i muri, tutte le pareti, lasci proprio lo scheletro di quello che è la struttura, cioè la parte strutturale rimane. Okay. E da lì poi incomincia a chiudere, qui probabilmente si farà tutto a secco, per quando chiudi, secco probabilmente a secco devi fare tutto cartongesso doppio. Ah, ok. Su tutte le pareti ormai si fanno a secco cartongesso e probabilmente qua, vista l'altezza, si faranno gli impianti e al soffitto, quindi tutti gli impianti idraulici. Altezza cosa vuol dire? Che è basso? È alto. È alto. Più di 2,70. Sì. Sì. Oh. Beh, non è da tanto che sono andati via. No, no. Cioè quella lasagna lì, secondo me se scavi è ancora buona sotto. Paura per le porte. D'altronde questo è proprio il nostro mestiere, nel senso che noi compriamo immobili brutti e li trasformiamo in emozioni, e questo è esattamente quello che capita quando compri questo tipo di immobili, ed è questo il valore aggiunto. E la cosa interessante... La cosa interessante, questo sicuramente dopo sarà una bella emozione. Ah, sono curioso di vederla. Ci metti il tuo zampino, amore? Sì. Come hai visto, la situazione qua è abbastanza delicata, abbastanza pesantina, ma sono sicuro che la trasformazione di questo immobile sarà ancora più bella da vedere. Quindi ti porterò all'interno di questo cantiere mentre faranno i lavori, ti farò vedere alcune fasi, magari ti faccio vedere anche il progetto nei prossimi video e soprattutto ti porterò qua quando sarà tutto finito. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale, anche perché io adesso, mentre sto girando il video, sto andando in un altro cantiere a Monza e sono curioso di vedere che cosa troviamo lì. Quindi iscriviti e seguimi perché sarà molto divertente.